Beh, questa è veramente una valigia dei ricordi. Buonasera Gianni, siamo nella tua trattoria, direi storica, a Stezzano. Nel mio regno. Nel tuo regno. Ma io so che tu hai un passato, il tuo papà, ferroviere, sì. Si usavano proprio queste valigie, vero? Sì, 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 tutti i miei ricordi. Ti faccio confusione. Dimmi, cosa... Scuola, militare, cosa sono io? Nonno, cavaliere di Vittorio Veneto, le mie cosine, il mio passato a vicenda. Senti, ma sei passato, sei sorvolato, via veloce, veloce su una cosa importantissima. Spiega bene. Questo è il nonno. Il nonno? Nonno che ha fatto la guerra del 15-18. Di conseguenza è il suo attestato che ha avuto come cavaliere di Vittorio Veneto. C'era anche una medaglia, che Dio solo sa che fine ha fatto, però c'era. Ed è l'attestato fantastico, cavaliere di Vittorio Veneto. Si chiamava il nonno? Cisotto Remigio. Cisotto Remigio. Senti, le bottiglie di che anno sono? Delle bottiglie sono vecchiole. Vedere. Sono vecchissime, sono bottiglie, qui parliamo del... 1960. Qui siamo nel 60. Ne avevo alcune... Un'altra l'avevo del 59, gliel'ho regalata a mio fratello che non ha compiuto gli anni, l'ho regalata perché era il suo anno. Questo è quel barbaresco qua del Dio solo lo sa, però comunque. Vediamo. Ma sai, sono quelle cose che a me piacciono, sono sempre piaciute. Senti, però torniamo un po' nella valigia dei ricordi di queste belle cose. Ma guarda, questa è una fotografia che ho trovato in un mercatino, mi è piaciuta tantissimo. E ho scoperto che ero un commerciante di Colombo. Colombi? E cosa ne facevano delle... A me lo dici, io non so, io non c'ero, però faceva questo lavoro. Ed era, metteva la motocicletta, mi facevano insieme. Allora, mi hai anticipato prima di questo passato da pompiere. Da vigile del fuoco. Da vigile del fuoco. E c'è anche un casco leggermente più moderno. Questo è il mio, sì. Questo è il tuo. Cosa ti ha fatto? L'hai fatto per passione? L'ho fatto per 31 anni. 31 anni. Fatta per lavoro, assolutamente per lavoro. Sì, ma ti sei avvicinato perché? Perché io avevo passione, io ho iniziato ho fatto militare nel Vigile del Fuoco. Quindi non ti dico gli anni se non si scoprono quanti anni ho. Quindi però tu conosci il mio maestro, Elio Ghisalberti. Elio Ghisalberti è un grande in tutti i sensi, guarda. Elio è una persona stupenda. Conoscitore molto. Sì. molto conoscitore, sì. E quindi niente, l'ho fatto per 32 anni, poi l'amministrazione mi ha detto che potevo andare, mi è spiaciuto perché alla fine mi piace lasciare un posto con i Vigili del Fuoco. Quindi è iniziato poi l'attività? Sì, però c'è da dire una cosa, che mio figlio ha continuato. Ah. Nel frattempo ha vinto un concorso e mio figlio sta facendo il Vigile del Fuoco. Ma che bello, sì, una sì. Tradizione di famiglia. E avanti, ne ho un altro, però vabbè, vedremo nel futuro. Va bene. Senti, invece in cucina abbiamo dei ragazzi giovani che adesso andiamo a vedere. Sì, assolutamente sì. C'è un ragazzo di 25-24 anni, ne ho un altro di 20. Perfetto. Io sono convinto che nel tutto quello che ho fatto nella vita, ne ho fatte tante di cose, non ho fatto solo pompiere, ho fatto un assessore, ho fatto l'assessore in questo paese, io mi sono sempre appoggiato tantissimo ai giovani, perché sono quelli che hanno la voglia, quelli con la voglia chiaramente, e ti possono dare qualcosa in più, sì. Perché hanno lo stimolo di poterlo fare. Questo è assolutamente fondamentale, i giovani devono avere lo spazio per poterlo fare. Bene, allora andiamo subito in cucina. Assolutamente. Seguitemi. E nel cuore della cucina c'è il giovane Christian. Piacere. Di dove sei, Cri? Di Furno. Beh, intanto complimenti per lo stile battaglia, vedo grazie che hai seguito il mio consiglio. Grazie. Allora, dove ti senti più portato, nei primi o nei secondi? Nei secondi. E stasera cosa mi prepari? Facciamo delle tagliatelle fresche al ragù di anatra e una aletta brasata al valcareppio con polenta. E il tuo piatto preferito? Ma mi baso più sulla carne io, sì? E qualsiasi cosa riguardi la carne lo preferisco. Allora una sera mi fai le costine, che io a Bergamo non trovo più le costine fatte bene. Va bene, ti faccio le costine, va bene. Di solito le costine le faccio con la cassola, la famosa cassola. Va bene. E quindi una cassola di quelle. Quindi umido? Sì, poi con la cola verza, poi ci metto un po' di musetto, ci metto un po' di piedino, oddio, c'è un po' di tutto, anche il codino. Va bene, va bene. Andiamo avanti, questa sera il menù è fantastico, quindi gli ingredienti sono... Ragù d'anatra. Sì. Qui, tritto di anatra, per quanto riguarda il primo. Abbiamo la aletta,
Allora, chiamata Aletta, volgarmente fra virgolette, però il suo nome è Copertina di Spalla. Copertina di Spalla. Manzo, sempre manzo. Sì. Mentre invece poi sono tutte le verdure, verdurine, sono gli aromi che servono per la nostra Aletta. E poi un po' di limone che serve per l'anatra. Andiamo subito a cucinare. Io so che Cristian questa mattina ha preparato anche le tagliatelle fresche. Esattamente. Qui semplici, farina, uovo. Uova e basta. Mm. Molto semplici, perché poi con l'acqua salata andranno a prendere il gusto. Uova meglio rosse, che prendono il colore giallastro comunque. Ah, va bene, d'accordo. Io so che noi abbiamo un'amica in comune, la Ilari. E ho scoperto che lei a casa ha anche le galline ruspanti, chissà se ogni tanto ve le vuole. È una nostra collaboratrice, la mia collaboratrice, lei ha di tutto a casa. Ma è meraviglioso, sono andata a trovarla. Sì, ha le galline. C'erano le galline, fantastico, quindi uova fresche. Bene, partiamo con la Aletta braciata. Mettiamo una bella dose d'olio, extravergine chiaramente. Olio buono, assolutamente sì. Adesso Cristian che mi aiuta, mi aggiunge le verdure, carote, a pezzettoni, cipolla, che non fa mai male, sedano, mi mette le droghe, la stecca e la poi lo spiego. Spiego perché è un piccolo segreto che mi dà mia mamma. Spiega. Mia mamma, io, questo è un brasato che faceva mia mamma, che era una grande in cucina. Io facevo la stufata e non riuscivo mai. Come lo faceva lei? E mi arrabbiavo, diceva, perché fino all'ultimo lei non mi ha mai detto che metteva l'ingrediente base per dare un gusto particolare alla stecca di cannella. Mi ha fatto soffrire molto. No, però. Adesso lui mi dà una tirata. Poi aggiungeremo la carne, la aggiungiamo subito. Durante la cottura della carne, quando poi aggiungeremo il balcalecchio, ne andremo una piccola dose di concentrato. Pomodoro. Hai aggiunto le droghine? Mettiamo quello? Perfetto, bravo. La facciamo girare un attimino. Ok, tu vado a regolare per il forchettone. Sì, faccio come se fosse proprio, cioè noi facciamo così. Sì, quindi viene rosolato da una parte e dall'altra, sì. Poi sì. Immagino coperto. Benissimo, esatto, tu per l'altra. Perché sommerso, prima di coprirlo, sommerso nel vino. Assolutamente, okay. Sì. Lasciamolo evaporare un pochino, io poi cosa faccio? Un po' di sale grossa. Si butta fuori le tue acque. Sì, quindi sale grosso. Sì. La teniamo in girata, riceviamo ancora, adesso magari anche questione di tempo, perché non facciamo certo. La cottura, tieni conto che sono 3 ore di cottura. Partiamo con il ragù d'anatra, che è una passione tua per le tue origini, vero? Ma io sono veneto, quindi nel Veneto gli animali da cortile sono l'ordine del giorno. Io da piccolino mi ricordo la nonna sempre gallina, la faraona, credo qui si usa pochissimo, l'anatra, e quindi mi è rimasta questa cosa. Ed è un gusto particolarissimo, perciò ce l'ho nel cuore. Quando faccio questo ragù d'anatra mi viene il profumo, nel profumo sale anche il ricordo. Ed è fantastico. Pronti, partiamo, Cristiano, subito. La ricetta del ragù più o meno lo sappiamo fare quasi tutti, anche se qua tu hai aggiunto la scorza di limone per togliere questo sapore un po' di selvatico dell'anatra, vero? Assolutamente sì. L'anatra ha questa peculiarità di essere un pochino selvatica.
anche perché te c'è la pelle, c'è tutto all'interno. Si lascia tutto. Sì, innanzitutto perché ha questo gusto. Vai, Cri! Ecco Cri, bravo. Adesso dobbiamo spezzettare. L'abbiamo già spezzettato, se avete sentito. Lasciamo rosolare e poi sfumiamo. Assolutamente, perché si sfuma col vino bianco e poi si lascia cuocere e si mette una punta di pomodoro. Questa non sera... tantissima. Ecco, posso? Sì. Se permettimi di dire una cosa. Il poco pomodoro, perché non deve essere tanto rossa, deve essere leggermente natura, così. Ah, andrebbe anche in bianco. Nel Veneto si usa in bianco. Ah. Però diventa un pochino pesante come bianco. Un pochino di pomodoro non va bene. Allora, intanto che ecco la fumata, intanto che l'anatra continua, buon Cristian la fa andare, questo è un altro tocco che facciamo per l'aletta. Una punta di concentrato di pomodoro. In realtà Gianni ha detto che ci sono anche degli ingredienti segreti che non ci dirà mai. Mai. Però venite qua. Sì, Gianni, la prima cosa che mi ha colpito quando ti ho conosciuto è la tua ospitalità, un po' proprio come andare a casa, no? Tu sei proprio l'immagine dello ster, no? Mi piace della... questa cosa. Posso fermare Antonella? Antonella è da fermare. Volevo fermarla perché è un po' l'anima di questo locale. Sì, la vedi là. Importantissimo. Però io faccio molto, sì, no, vabbè, sai, la bene personale, io dico spesso, questo non è il mio, è il nostro locale, capisci? Perché io ho bisogno di questa gente, di queste persone. Che mi collaborano, sono sempre. Come momento della stare a casa. Come stare a casa. È come stare a casa. Tu conosci una seconda famiglia, diciamo. Tu conosci tutti Antonio. Ormai sì. Il cliente è abbastanza così. Senti, cosa ti piace dare al cliente? Perché torna da te? Ma guarda, io penso di avere, ripeto, nel mio piccolo, perché qui siamo una trattoria, in questo locale tu entri, vedi tra via vista, vedi la stufa che va, la simpatia, penso, non la mia ma di tutti, e ti senti in trattoria, ti senti un po' a casa, ed è credo uno dei migliori complimenti che possono farmi. Io mi sento a casa. Senti. E questo è uno dei miei piccoli cavalli di battaglia. Qui ho un taglierino semplicissimo. Uno potrebbe dire, vai, presaola, salame e via, e coppa. Beh, questa presaola viene da Chiavenna, ecco. Ed è una presaola molto importante. C'è anche una salumeria Panatti, guarda un po', è una presaola veramente ottima. Il salame e la coppa vengono da una casina. Lunga ci vorranno minimo dalle 3 alle 4 ore, poco logicamente lento, e bisogna continuare a girare la carne. Sì. Dopodiché va frullata, si tolgono gli stecchi di cannella e va tagliata e semplicemente impiattata. La passi col mini pinner, proprio col mini pinner, esattamente, frullata, e questo è il. Non mi rimane che assaggiarlo. Assolutamente. Perfetto. Gianni, fino ad ora è andato tutto via liscio, ma questa è la prova dell'oro, Queste sono tagliatelle fatte in casa ed è la prova del no. Quindi tu dici sono sicuro, sì, no, beh, sempre riescono, però conta molto la grande grossezza, sì. Conta la molto dimensione? La dimensione della tagliatella. Conta sempre la dimensione. Conta, sì. Ovunque. Non fa niente anche i dettagli, perché comunque tu hai trovato la persona giusta. Vi aspettiamo al Santuario a Stezzano. Ciao ragazzi, grazie. Amici ogni di Paola. Giorno leggermente frizzante. Amici di Paola.